ricettina velocissima, sì, per chi ci sta seguendo da casa, così a bruciapelo. Sì, vai, vai. Una cosa semplice, che poi dopo una cosa semplicissima. Allora, questo qua, tornando alla, a questo qua, sì, il pollo finger. Ok, okay. Ho preso, bene, un petto di pollo, lo tagliate a tocchetti, grandi, okay, così più o meno. Mm-hmm. Li mettete in una sorta di bagno, di salsina, di yogurt, okay, un po' di curry, un po' di cardamomo e del pepe. Okay. E un goccino di senape e limone se vi piace. Sì. Fate una miscela, lo, okay, lasciate riposare, marinare per 2, 3, 4, meglio se una notte, ore. Poi lo prendete, lo infilzate su questi stuzzicadenti, okay, e lo impanate nei cornflakes non salati, sbriciolati, e lo mettete al forno a 180-200 gradi per 15 minuti e lo togliete, lo servite così, vi assicuro che avrete un successo. Non so te, ma mi sta vedendo. Io lo faccio, tu avevi una curiosità. Sì, una noi curiosità. Seguiamo Masterchef, io e lui. Mi è venuta voce che, sì, tu hai preparato le tue prelibatezze a Bastianich, ricordiamo, giudice di Masterchef, è vero? Terribile giudice di Masterchef. Terribile giudice, è vero? No, sì, l'ho preparato, ho cucinato per lui Cracco e Barbieri e devo dire che è stata un'esperienza abbastanza tremenda, cioè non sono una che si agita molto, ma lì avevo un po' di ansia, anche perché tu fai assaggiare una tua cosa a tre guru della cucina e quindi... Quindi penso che gli sia piaciuto, penso di sì, vedere, cioè non lo, no, non lo vedremo, però penso, spero di sì, io mi illudo di sì perlomeno.